Benvenuti in questo nuovo video sul canale e oggi vi farò vedere tutta la mia attrezzatura che uso per montare video, per editare video. E rimanete con me fino alla fine del video per sapere quanto ho speso per tutta la mia attrezzatura. Cominciamo con la videocamera che sto usando, è una Sony A6400 e mi sono trovato davvero bene, mi tira fuori delle foto di una qualità assoluta e con un gimbal o comunque su un treppiede o qualcosa, veramente è stato un ottimo acquisto. Per la fotocamera ho comprato anche un microfono wireless, ovvero quello che sto usando adesso. Sempre per la fotocamera ho comprato anche questa case di batterie, perché le batterie della Sony appena le usi in un'ora, se giri video in 4K la batteria si scarica, e non sapevo che le batterie originali costassero 70 euro tipo. Infatti ho comprato questo case da tre posti e alla fine molto ma molto meglio. Abbiamo un altro microfono fisso, questo della Rode, che di solito lo uso ben poco a dire il vero. Questo è il suo borsellino da portare in giro, la cam. E poi c'ho Gorilla Tripod, questo è bellissimo per appoggiare insomma la fotocamera quando vuoi fare qualche foto, qualche video. Abbiamo qua anche il gimbal, è veramente comodo per fare video e girare video. Tu in pratica appoggi qua la fotocamera e lui sta fermo, ti fa dei video veramente stabilizzati e riesci a tirarci fuori veramente delle belle riprese se sai usarlo. E anche se non sai usarlo, veramente ti tiri fuori delle belle riprese. E volendo lo sviti anche così e puoi registrare in questo modo. Dopodiché ho anche una luce, ve la faccio vedere, questa luce RGB è fantastica perché ti fa tutte le colorazioni, potentissima. E poi tipo qua dietro al suo display che ti dice la percentuale della luce, quanta luce stai puntando. Poi abbiamo un po' di giochi di luci che puoi simulare la polizia, puoi simulare non so per esempio una tempesta. Sì, ha tante funzioni, è veramente un bel prodotto. Ho le cuffie, sono delle cuffie della JBL, sono davvero comode e queste le uso per registrare quando edito più che altro. Una cosa bella interessante è che hanno anche riduzione del disturbo, quindi se te schiacci tipo non senti nulla che ti circonda. Poi ho un treppiede anche per il telefono e questa è la Insta360 Go 2. Come accessoria ha una specie di calamita, qua così, ti attacchi la Insta Go 2 qua e puoi registrarti le robe o magari metterla anche dentro, attaccarsi qua. E poi ho qua un hard disk, questo mi serve per tenere tutti i dati da 2 tera. Poi una settimana fa ho comprato questo flashback. Sono appena arrivato a casa dal lavoro e mi è arrivato questo aggeggio che sarebbe un attacco per la fotocamera da agganciare tipo allo zaino. Non so se lo vedete, ma c'è un esempio di una fotocamera agganciata qua. End of flashback. È molto utile perché sennò dovresti fermarti, aprire lo zaino, aprire la custodia della fotocamera, accendere la fotocamera, fare la foto, rimetti tutto via e riparti. Invece con questa, tac, ce l'hai subito a portata di mano. Poi ho anche una GoPro Hero 10 e con le sue batterie, gli ho comprato anche delle batterie in aggiunta. Il computer è un MacBook Pro da 16 pollici, è una figata di computer e va da Dio. Per quanto riguarda i droni, DJI Mavic Air 2, è un drone veramente spettacolare. Ormai ce l'ho da un anno e passa, quasi due, e ho comprato la combo con le batterie, 3 batterie incluse e radiocomando. È stato uno dei più belli acquisti, credo, il drone. Poi c'ho un altro drone, sarebbe questo, che purtroppo devo ancora finirlo, e se c'è qualche dronista FPV che sta guardando questo video, vi prego scrivetemi, perché non sto più riuscendo a far volare questo i bin li faccio giusti e boh, non so se c'è qualcuno che può aiutarmi, fatelo pure. E niente, queste erano le mie attrezzature video che uso ultimamente per fare video, per montare video. Ah, e non vi ho parlato del montaggio del video. Per il montaggio video io uso Final Cut, anche Lightroom e Photoshop. Vi faccio un attimo il totale di tutta la mia attrezzatura, quanto mi è andata a costare. Allora, fotocamera 839, borsetta Sony 55, case Sony 52, batteria originale 67, batterie non originali 41 euro, LED 129, obiettivo 524, microfono wifi 229, microfono Rode 69, treppiede 15 euro, gimbal 300 euro, tacco per lo zaino 75 euro, tripod
per la fotocamera 91 euro, cuffie 200 euro, Go 2 334 euro, hard disk 70 euro, le SD Neo 3 sono costate 90 euro, treppiede per iPhone 14 euro, il computer 2700 euro, GoPro 549 euro, le batterie 50 euro, drone combo 1100 euro, vecchio drone costava 800 euro. Quindi accessori GoPro più DJI che il refresh siamo attorno sui 300. Final Cut 239 euro e Lightroom e Photoshop 150 euro. Per un totale di 9132 euro di attrezzatura. E se vogliamo metterci anche il drone FPV mi è costato 1400 euro, quindi siamo su 10500 euro in attrezzatura video. Ciao ragazzi, sono il Daniel del futuro e volevo dirvi che tutti i prodotti che avete visto li trovate linkati in descrizione sotto il video. E spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!